Collisione con le grandi navi accade al largo della costa savonese. Per tutelarle, posizionate boe che captano la loro presenza. Giuseppe Lavenia. Viaggiano su questa chiatta le boe che salveranno le balene. A 2 miglia dalla costa savonese un team di tecnici le posiziona in mare, ancorate a 250 metri di profondità. Funzionano come delle grandi orecchie sottomarine. Grazie agli idrofoni capteranno il suono dei cetacei. Il suono viene inviato a un computer che invece è ospitato nella boa principale, che farà un'elaborazione dei dati in tempo reale. Il segnale viene inviato tramite un'antenna 3G al comando della capitaneria di porto, che in quel caso allerta le È in questo tratto di Mediterraneo che si concentrano i grandi cetacei, qui dove le navi da crociera transitano frequentemente. Le collisioni sono una costante, le conseguenze per gli animali drammatiche. L'8% dei capodogli avvistato nella zona ha ferite profonde, altri sono morti. Questo tratto di mare fa parte del santuario Pelagos, che è una zona specialmente protetta ed è ricca di molte specie di cetacei, tra i quali i capodogli, ma poi abbiamo varie specie di delfini, abbiamo la balenottera. E è una zona molto importante perché è una zona dove gli animali vengono spesso ad alimentarsi, perché è una zona ricca di alimento. Progetto italiano, un investimento da 2 milioni di euro cofinanziato dall'Unione Europea. Insieme per salvare le balene, università, capitaneria e privati. I primi dati tra un anno. Sport agli europei di nuoto, Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti fanno il bis. Dopo i 1500, anche negli 800 stile libero, i due atleti azzurri vincono.